brevi viaggi nello spazio e nel tempo. Oggi parleremo della ripresa dello scontro tra l'Impero d'Oriente ed il Califfato, guidati da due antagonisti di eccezionali capacità, Costantino IV, che aveva solo 16 anni quando divenne imperatore nel 668, ed il califfo Muawiyah, che ne aveva allora già 66. Avevamo concluso la lezione scorsa con l'assassinio del padre di Costantino, l'imperatore Costante II, in una congiura nel suo palazzo di Siracusa. Così era finita la sua spedizione in Italia, che ambiva a strappare parte della penisola ai Longobardi e a riportare la capitale dell'impero al centro del Mediterraneo. Il sogno di riconquistare l'Italia venne da allora definitivamente abbandonato. Costante II aveva iniziato il suo disegno di rafforzamento in Occidente dopo che la guerra civile esplosa nel Califfato aveva indotto Muawiyah alla firma di un trattato di pace. Ma quando la guerra civile si concluse, la finestra di opportunità cominciò a chiudersi. Il progetto di Costante era stato audace, ma ormai anacronistico. Il califfato era uno stato immenso, forte di prospere province strappate all'impero e alla Persia, ricco di uomini con capacità tecniche e militari e pervaso dal senso di una propria missione storica e religiosa. La sua capitale era in Siria e quindi ai confini orientali dell'impero. Era ad est di Costantinopoli e non in Italia che l'impero romano avrebbe dovuto concentrare le sue forze per cercare di resistere. Infatti, quando Muawiyah fu riconosciuto da tutti come quinto califfo nel 661, il califfato omayyade si rivelò un nemico mortale dell'impero romano. Era un califfato nuovo ormai, un califfato dinastico, un impero esso stesso. Abbiamo parlato nelle lezioni dalla 13 alla 15 di Muawiyah bin Abi Sufyan. Se il Machiavelli avesse conosciuto la storia di Muawiyah, forse lo avrebbe preso a modello per il suo principe, del quale il fondatore della dinastia Omayyade aveva tutte le qualità. Il realismo, la lucidità strategica, la flessibilità politica, le capacità organizzative, la perspicacia veramente infallibile nei confronti degli uomini e delle situazioni, la tempestività nell'azione, giungente fino al colpo di scena. Ma di tutto questo abbiamo già parlato, mi rimane solo da sottolineare che Muawiyah fu il capo di Stato più tollerante del suo tempo in materia religiosa e culturale. Egli ebbe il merito di consentire alla società medio orientale di continuare la sua esistenza in presenza di rivolgimenti straordinari, riuscendo ad avvalersi pienamente del capitale umano, tecnico e culturale dei territori conquistati dal califfato, ricchi di comunità religiose e linguistiche diversissime. Molti testi non musulmani provenienti da questi territori riportano giudizi positivi su quest'epoca. Abbiamo per esempio la voce del patriarca giacobita Michele il Siro, che scrisse 5 secoli più tardi. Abbiamo il giudizio positivo sull'età di Muawiyah del nestoriano Giovanni Bar Pencaie, quasi contemporaneo del califfo, e quello dell'anonimo autore della Cronaca di Sirt, un'opera storiografica nestoriana dell'undicesimo secolo ritrovata nella diocesi di Sirt in Turchia. Abbiamo la testimonianza dell'anonimo autore della Vita di San Gabriele, l'abate del più antico monastero siriaco ancora esistente. E per quanto riguarda l'Egitto, abbiamo visto nella lezione 12
che i copti considerarono la conquista araba dell'Egitto una liberazione, come sappiamo da varie fonti, tra cui una biografia del patriarca Beniamino di poco posteriore alla conquista. Anche ebrei, samaritani e manichei vennero trattati bene nei territori del Medio Oriente conquistati. Persino i cristiani appartenenti alla Chiesa ortodossa o melchita, il cui capo era l'imperatore, vennero trattati con tolleranza, nonostante la guerra con Costantinopoli. L'imperatore romano aveva cercato di imporre l'uniformità in materia religiosa, ma questo fu veramente un errore politico. Intanto le numerose comunità ebraiche non avrebbero mai potuto essere convertite. Poi i cristiani non ortodossi della Siria, giacobiti o nestoriani che fossero, guardarono alla Chiesa imperiale come ad un'entità minacciosa, oltre che eretica. E lo stesso accadde ai monofisiti egiziani e ai seguaci della Chiesa di Roma. La normalizzazione religiosa di Costantinopoli si rivelò un fallimento e rischiò di travolgere l'impero. Gli arabi dell'età delle conquiste, invece, non fecero tentativi di convertire le altre genti del libro, cioè i seguaci delle religioni rivelate. Cristiani ed ebrei, ed in seguito anche zoroastriani e mandei, furono considerati dhimmi, ossia popoli protetti la cui libertà di culto era garantita dal loro pagamento della jizya. Inizialmente una tassa personale, a cui si aggiunse successivamente un'imposta sui terreni, detta haraj, ma la jizya divenne sostanzialmente il prezzo per l'esenzione dal servizio militare, servizio che allora equivaleva a molti anni di guerra, e comunque questa tassazione non era più esosa di quella dell'impero romano, dell'impero sassanide. I dhimmi dovevano essere fedeli allo Stato e indossare vesti che li distinguessero dai musulmani. Inoltre non potevano andare a cavallo, né cercare di convertire i musulmani, né sposare donne musulmane. Però ogni confessione religiosa era considerata una comunità semiautonoma all'interno del califfato, con un suo capo religioso responsabile di fronte al califfo per la buona condotta dei suoi membri. Ogni comunità conservò i propri luoghi di culto esistenti al tempo della conquista. Questa disposizione fu applicata con una certa flessibilità. Se i musulmani si impossessarono a volte di certe chiese, per esempio della cattedrale di San Giovanni a Damasco, e altre ne demolirono, d'altra parte alcune chiese e sinagoghe vennero ricostruite. Per esempio Muawiya fece restaurare la cattedrale di Edessa, danneggiata da un terremoto. In seguito i giuristi musulmani autorizzarono anche la costruzione di nuove chiese, purché più basse dei luoghi di culto musulmani e purché il suono delle campane non giungesse ai musulmani. La tolleranza religiosa fu comunque una caratteristica durevole del califfato omayyade, che durò per circa un secolo. Muawiya stesso aveva sposato una cristiana giacobita di lingua araba che divenne madre di Yazid, cioè del successivo califfo. Diversi cristiani di lingua greca ebbero posizioni importanti nell'amministrazione del califfato, come accade al nonno e al padre di una delle più grandi figure intellettuali del mondo bizantino, Giovanni Damasceno, il quale ebbe anche lui un ruolo importante nell'amministrazione del califfato prima di farsi monaco. Sembrerà strano che un santo, un dottore della Chiesa, nonché una delle maggiori figure della letteratura bizantina, sia stato un dipendente del califfato in gioventù. Anche prima di farsi monaco, Giovanni Damasceno apparteneva alla Chiesa ortodossa o melchita. E altri cristiani ortodossi come lui ebbero il califfo come proprio datore di lavoro. Ma l'imperatore bizantino restava il capo della loro chiesa, anche se
sul piano teologico, Giovanni verrà poi a trovarsi in disaccordo con gli imperatori iconoclasti. Il legame dei Melchiti residenti nel califfato con l'imperatore non poteva ovviamente essere più un'obbedienza politica, ma restava quasi un'espressione sentimentale legata all'idea dell'ecumene cristiana che continuava a vivere, una e indivisibile, indipendentemente dalle vicende geopolitiche. Così diverse comunità cristiane vissero per molti secoli nel califfato. Inoltre, per vari decenni, la lingua greca restò in Siria la lingua dell'amministrazione e ugualmente sopravvisse per decenni l'arte di matrice ellenistica, visibile anche, per esempio, nella forma rotonda della cupola della roccia, la famosa moschea di Gerusalemme, o nei bellissimi mosaici della moschea di Damasco. Non so però se siano sopravvissuti alla guerra attualmente ancora in corso. Mosaici creati durante il califfato omayyade, ma espressione dell'arte bizantina, che sopravvissero a quelli di Costantinopoli, travolti pochi anni dopo dalla furia del movimento iconoclasta. Alla politica di tolleranza religiosa instaurata da Muawiyah fece riscontro una politica estera di guerra. Quella che potrebbe apparire come una contraddizione fu forse strumentale ad una ricerca di coesione interna, ma stavolta si trattava di un conflitto esistenziale mirante a spazzare via l'impero dalla faccia del mondo, come al tempo di Cosroe II. Il califfato mirava ora a Costantinopoli. Già 20 anni prima, tra il 643 e il 647, si erano avute in Anatolia incursioni stagionali, ma non una vera e propria conquista. Innanzitutto, l'Anatolia era accessibile solo attraverso alcuni passi nei monti Nur e nei monti Tauri, dove gli invasori potevano essere contrastati o almeno avvistati. Inoltre, se l'organizzazione distrettuale dei temi era già almeno in parte operativa, alcune terre erano affidate a famiglie di militari, i loro abitanti erano in grado di ritirarsi in fortezze ben difese e talvolta di tendere agguati. Il califfo Umar aveva detto che avrebbe preferito che Dio avesse diviso l'Anatolia dal califfato con un muro di fiamme per evitare ai musulmani la tentazione di una conquista che sarebbe stata molto ardua. A Umar era poi succeduto il califfo Uthman, meno propenso all'espansione territoriale, e alla morte di questi la guerra civile nel califfato, come abbiamo detto, aveva fatto cessare le incursioni. Ma quando Muawiyah fu riconosciuto da tutti come il quinto califfo, la guerra all'impero riprese sia in Anatolia che sul mare. Nel 663, proprio quando Costante II guerreggiava in Italia, le spedizioni stagionali degli arabi in Asia Minore ricominciarono e diventarono sempre più gravi, sempre più profonde. La regione, che aveva diverse città importanti, venne estesamente saccheggiata e molti abitanti resi schiavi. Gli arabi riuscirono ad attraversare tutta la penisola anatolica nel senso della lunghezza, giungendo fino a Calcedonia, sul Bosforo, di fronte a Costantinopoli. L'altro fronte della guerra era il mare. Qui la supremazia bizantina sembrava inattaccabile. Certo, nell'Arabia preislamica la navigazione era nota, ma aveva esclusivamente carattere commerciale ed era comunque praticata da pochi. Le tribù del Hijaz, dove era nato l'Islam, trovavano invece nel commercio carovaniero la loro prosperità. Anche un conquistatore come Umar non avrebbe voluto che gli arabi si avventurassero in paesi oltre il mare. Sembra che egli avesse anche indirizzato una lettera ad Amr bin al-As per bloccare la sua spedizione in Egitto.
ma che questi, intuito nel contenuto, la aprisse solo quando fu troppo tardi per tornare indietro. In seguito, l'integrazione delle popolazioni della Siria e dell'Egitto nel Califfato cambiò le cose. Era stato proprio Muawiyah l'artefice dello sviluppo della flotta. Nel 649 attaccò Cipro, che è a soli 100 km dalla costa siriana. Nel 652 ci fu la prima spedizione navale in Sicilia. Navi provenienti dalla Siria saccheggiarono per mesi le coste dell'isola, nonostante le forze dell'esarca bizantino Olimpio cercassero di contrastarle. Nel 654 vennero saccheggiate le isole di Rodi e di Kos. Poi nel 655, a sud della Turchia, ebbe luogo la battaglia di Finiche, conosciuta dagli arabi come la battaglia degli alberi maestri, in cui una flotta composta in gran parte di navi egiziane riuscì a sconfiggere quella bizantina. L'imperatore Costante stesso si salvò per miracolo. Fu uno shock per i bizantini e il presagio di una grande guerra navale. Nel 669, infine, 200 navi provenienti da Alessandria depredarono nuovamente le coste della Sicilia, facendo un grande bottino nel quale sparirono anche le statue che Costante II aveva asportato a Roma e che non erano già finite a Costantinopoli, poiché queste statue non avevano gran valore di mercato nella cultura aniconica del mondo arabo, pare che Muawiyah le mandasse a vendere in India. Ma rassegniamoci ormai a questa perdita e torniamo ai rudimenti della guerra navale. Tutti sanno che in battaglia il caso svolge un ruolo importante. Nell'antichità, dove le differenze tecnologiche erano modeste, l'impeto di un'orda di barbari al momento giusto poteva prevalere su un esercito meglio addestrato. Ma una guerra navale era una faccenda diversa. Intanto già una nave racchiude un patrimonio notevole di conoscenze tecniche. Inoltre, mantenere e governare una flotta richiede marinai e artigiani specializzati. Una battaglia, poi, richiedeva che gli equipaggi svolgessero i propri compiti con perfetta coordinazione, il che implicava anni di esperienza. Richiedeva ufficiali che padroneggiassero manovre complesse, esperti nell'impiego delle molte armi da lancio, degli speronamenti, delle armi incendiarie e delle difficili tecniche di arrembaggio. Inoltre gli ufficiali dovevano far riparare le navi danneggiate, gestire le provviste di acqua, di cibo e di armi, per esempio le frecce, dovevano tenere sotto controllo la paura degli uomini, che spesso non sapevano nuotare su navi che imbarcavano acqua e che si rovesciavano molto facilmente. La supremazia navale non si poteva improvvisare e il vantaggio dei bizantini appariva difficile da colmare. Ma nel 655 fu chiaro che le doti organizzative di Muawiyah avevano dato notevoli frutti. Un accenno alle navi dell'epoca ci può aiutare a immaginare gli scontri navali. Il mondo antico aveva conosciuto gigantesche triremi e quadriremi, con le loro vele quadrate, perpendicolari alla lunghezza dello scafo e i loro pesanti rostri sotto il pelo dell'acqua. Questi dinosauri della guerra navale erano da tempo scomparsi, sostituiti da navi più maneggevoli, ma pur sempre capaci di portare 200 o anche 300 uomini, incluso l'equipaggio naturalmente. Le navi impiegate per il commercio andavano a vela, quelle da guerra avevano sia le vele che i rematori. La nave da guerra più comune era il dromon, parola che vuol dire corridore,
L'impiego abbinato di vele e rematori la rendeva veloce in battaglia, dove occorre coprire velocemente tratti piuttosto brevi. Erano navi lunghe anche una trentina di metri, per una larghezza di 3 o 4. Le vele quadrate delle antiche navi erano state sostituite dalle vele latine, cioè da vele triangolari che consentono di stringere maggiormente il vento. Il rostro di piombo sotto il pelo dell'acqua era stato sostituito da uno sperone sistemato molto più in alto, a prua, che frantumava i remi, rendendo le navi nemiche incapaci di manovrare ed esponendole al tiro e agli arrembaggi. Le nuove navi da guerra potevano avere uno o due ponti sui quali erano disposti su entrambe le fiancate i banchi dei rematori, normalmente fino a 150 su una nave, i rematori. Ad essi si aggiungevano fino a un centinaio di fanti di marina, cioè di marines, dato che se ne potevano schierare pochi per nave, erano selezionati tra i migliori elementi della fanteria. Queste navi avevano uno o due alberi e almeno un castello, cioè una piattaforma per lanciare proiettili sulle navi nemiche, tra cui frecce di vario tipo, giavellotti, triboli, pietre, vasi pieni di liquido incendiario o di calce viva o anche di serpenti velenosi e scorpioni. Le navi arabe erano simili perché erano state costruite negli stessi cantieri che in Egitto e in Siria le avevano fornite solo pochi anni prima i bizantini. Dal termine arabo Dar as-Sinah, letteralmente casa dell'industria, derivò tra l'altro la parola italiana arsenale. Una lieve differenza fra le flotte fu che nei primi decenni della guerra navale la flotta araba distingueva forse maggiormente tra marinai e soldati. Questi ultimi erano arabi, mentre equipaggio e rematori erano egiziani o siriani. Invece sulle navi bizantine erano della stessa nazionalità e parte dei rematori impugnava le armi in caso di assalto. Nel complesso la marina bizantina aveva il vantaggio delle sue tradizioni più che millenarie e delle sue sofisticate tecniche di combattimento. La flotta araba invece era più numerosa e sostenuta da una maggior capacità di spesa grazie alla sempre crescente base contributiva del califfato, che si era corrispondentemente ristretta per i bizantini. Man mano che nel preparare questa lezione rileggevo le tattiche della guerra navale, mi sono reso conto del terrore che doveva aleggiare prima di una battaglia. Non c'era da sperare che si prendessero prigionieri su navi che avevano a stento spazio per i loro uomini e le provviste d'acqua. Quando due navi si scontravano, nel migliore dei casi gli uomini di una delle due sarebbero morti, insieme ad altri uomini della nave vincitrice. Le armi offensive erano molteplici, le ferite terribili, le possibilità di medicazione ancora più ridotte che a terra. I manuali di guerra imperiali invitavano ad evitare le battaglie navali, anche in condizioni di superiorità, scegliendo il ripiego ovunque fosse possibile. Ma in generale il mondo dei bizantini era profondamente immerso nella guerra. Nella sua più che millenaria storia furono pochi gli anni in cui molti soldati bizantini non caddero in battaglia. Era un mondo per noi quasi inconcepibilmente violento e spaventoso. Dunque, dopo la battaglia di Finiche, Muawiya ottenne da suo cugino, il califfo Uthman, il permesso di attaccare Costantinopoli con la flotta. Ma l'anno successivo tutto fu sospeso per l'assassinio di Uthman e la guerra civile che ne seguì. Quando, alcuni anni dopo, Muawiya fu riconosciuto da tutti come nuovo califfo, egli riprese gradualmente le operazioni navali. Venne occupata l'isola di Chio e nel 670 una flotta araba si impadronì della penisola di Cizico, una mossa che equivaleva a dare scacco all'impero.
A questo punto devo accennare alla particolare posizione di Costantinopoli, che l'aveva sempre protetta dai suoi nemici. L'ingresso al Mar Nero è uno stretto corridoio tra le punte di due penisole, una dal lato europeo e l'altra da quello asiatico, che si protendono una verso l'altra. Questo ingresso è lo stretto del Bosforo. Al suo imbocco, sulla punta della penisola che si protende verso est dal lato europeo, si trovava Costantinopoli. Ad ovest della città, le poderose mura costruite da Teodosio dividevano la punta della penisola dal resto del continente europeo, rendendo la città imprendibile da terra. Nel 626 queste mura avevano resistito all'assedio degli Avari, come abbiamo visto nella lezione 9. Sulla punta della penisola che si protende dal lato asiatico si trovava invece Calcedonia di fronte a Costantinopoli. A nord dello stretto del Bosforo c'è il Mar Nero, che è un mare chiuso ed era interamente controllato dai bizantini. A sud dello stretto del Bosforo c'è un mare più piccolo, il mare di Marmara. Anche questo è un mare chiuso, perché ha solo un altro ingresso dalla parte opposta rispetto al Bosforo, lo stretto dei Dardanelli, che lo collega con il mare Egeo. Quindi il mare di Marmara è una sorta di anticamera al Mar Nero, come indicava il suo antico nome, la Propontide. Era in sostanza un grande bacino sotto il controllo dei bizantini, che vi mantenevano le basi navali per la flotta imperiale. Bene, quello che accadde nel 670 fu che una flotta araba, penetrata attraverso lo stretto dei Dardanelli, cominciò ad attaccare le navi bizantine nelle loro basi sul mare di Marmara. Dopodiché si impadronì della penisoletta di Cizico sulla sponda asiatica di questo piccolo mare. Era chiaramente il preludio ad un assalto a Costantinopoli. Nel frattempo altre squadre navali del califfato occuparono punti strategici del Mediterraneo orientale, come il grande porto di Smirne nell'Egeo o le coste della Cilicia, la parte della penisola anatolica più vicina alla Siria. Nella primavera del 674 ebbe inizio l'attacco vero e proprio. Un'imponente squadra navale nemica apparve davanti a Costantinopoli, dove rimase per tutta l'estate, attaccando la città e le navi bizantine, per poi ritirarsi a Cizico in autunno. Nella primavera successiva la flotta araba si ripresentò e assediò la capitale bizantina fino alla fine dell'estate, e lo stesso accadde negli anni successivi. La stagionalità nelle operazioni navali era una conseguenza del fatto che le antiche navi erano basse ed imbarcavano acqua facilmente, quindi dovevano assolutamente evitare il mare grosso. Le operazioni si protrassero per anni, perché la posizione della città rendeva inefficace un semplice blocco navale. Né si poteva facilmente espugnare Costantinopoli con uno sbarco, dato che la città era difesa da mura anche sui lati verso il mare. Vi furono quindi 5 anni di battaglie navali combattute proprio di fronte a Costantinopoli, nei quali la flotta araba subì dure perdite. In questi scontri i bizantini impiegarono per la prima volta un'arma nuova, il cosiddetto fuoco greco. Si è molto discusso del fuoco greco, che costituì per molto tempo il principale segreto militare dell'impero, la cui rivelazione avrebbe esposto a scomunica e condanna per tradimento chi l'avesse rivelato, fosse anche stato un patriarca o un imperatore. Si trattava dell'invenzione di un certo Callinico, un greco che lavorava come architetto o forse nel campo delle costruzioni navali e che era fuggito da Eliopoli a Costantinopoli,
Eliopoli e l'attuale Baalbek in Libano. Era fuggito in seguito all'invasione araba. La sua invenzione era recente, era stata sperimentata solo poco prima dell'attacco arabo a Costantinopoli, incendiando alcune navi arabe sulle coste della Licia. Ma certo il fuoco liquido, Hygron Pyr in greco, come lo chiamavano i bizantini, apparve immediatamente un'arma micidiale, perché sappiamo dalla cronaca di Teofane che Costantino IV, in preparazione dell'attacco alla capitale, fece preparare molte navi munite di quest'arma in una base sul mare di Marmara. Ma che cos'era questo fuoco liquido? Uno studioso esperto di operazioni militari, il professor Edward Luttwak, ha analizzato approfonditamente la questione nel suo libro La grande strategia dell'impero bizantino. Si trattava di un liquido viscoso con la capacità di appiccare fuoco alle navi e che continuava a bruciare anche a contatto con l'acqua. Esso poteva essere lanciato sulle navi nemiche in vasi di terracotta che si spaccavano spargendo liquido in fiamme, oppure più comunemente veniva eiettato da un sifone di bronzo che, posizionato a prua delle navi bizantine, lanciava sulle navi nemiche un getto di liquido in fiamme. Esso provocava un incendio che non poteva essere estinto. I marinai colpiti continuavano a bruciare addirittura mentre nuotavano. È quasi certo che l'ingrediente principale del fuoco greco fosse il petrolio greggio, sicuramente disponibile ai bizantini, dal momento che ancora oggi affiora in superficie in certe aree del Mar Caspio, prossimo ai confini dell'impero bizantino. Il petrolio greggio è appiccicoso e difficilissimo da spegnere una volta che prende fuoco, come abbiamo visto nella prima guerra del Golfo. Forse veniva mescolato con la resina di pino per renderlo più facilmente infiammabile o con altri ingredienti, quali il sodio, lo zolfo o la calce viva. Presto tutte le navi bizantine ebbero a prua un sifone, che era un tubo di bronzo collegato ad un otre di pelle o di terracotta, grazie a un meccanismo a pistone simile a quello delle pistole ad acqua. Il tubo eiettava il liquido bollente mediante un beccuccio, davanti al quale stava una fiammella che dava fuoco al getto. L'operazione richiedeva marinai esperti. Intanto occorreva arrivare a meno di 9 metri dalla nave nemica per poter usare il sifone, stando attenti a non farsi coinvolgere nell'incendio. Poi occorreva rendere liquido il fuoco greco, scaldandolo in grandi pentoloni, cosa rischiosissima su navi esposte a tremendi urti. Luttwak nota che poco più di un secolo dopo gli arabi erano venuti in possesso di quest'arma, eppure essa non venne frequentemente usata se non dai bizantini e non venne per esempio mai usata nelle guerre tra le repubbliche marinari italiane. La ragione è probabilmente che scaldare questo liquido sulle navi era troppo pericoloso nel mare aperto. Ma il mare di Marmara, piccolo e chiuso tra due stretti, offriva le condizioni ideali per l'impiego di quest'arma terribile. Così, dopo anni di vani attacchi in cui il califfato aveva impiegato risorse economiche enormi, nel 678 la flotta araba dovette abbandonare la lotta per Costantinopoli. Il monaco Teofane riporta che, lasciato il mare di Marmara e poi l'Egeo, gli arabi vennero sorpresi da una grande tempesta a sud della penisola anatolica e subirono nuove demoralizzanti perdite. Nel frattempo, nei Monti Nur, una catena che separa la Siria dalla Cilicia, era scoppiata la rivolta dei Mardaiti. Un gruppo di cristiani
forse antenati dei maroniti libanesi, rivolta pericolosa per le forze del califfato che tenevano i porti della Cilicia e rischiavano quindi di trovarsi intrappolate tra i ribelli e i bizantini. Muawiyah dovette concludere con Bisanzio un trattato di pace trentennale, con il quale si impegnava a pagare ogni anno un tributo in monete d'oro, prigionieri e cavalli. Il fallimento dell'assalto a Costantinopoli ebbe una notevole eco nel mondo. Il Khan degli Avari e i capi delle tribù slave della penisola balcanica mandarono ambascerie a rendere omaggio all'imperatore bizantino. Chiesero pace ed amicizia e riconobbero la sovranità dell'impero bizantino sui loro territori. L'assedio da parte di Mo'i, che sarebbe Muawiyah, venne ricordato persino nel libro dei Tang, opera della storiografia cinese del X secolo. Per la prima volta era stata fermata l'avanzata araba, che nei quasi 50 anni precedenti non aveva incontrato nessuna efficace resistenza. La vittoria navale di Costantino IV fu un evento di importanza mondiale. Costantinopoli era, nella seconda metà del VII secolo, l'ultimo argine all'offensiva del califfato. Come notò Georg Ostrogorsky nella sua Storia dell'Impero Bizantino, il fatto che questo argine abbia retto significò non solo la salvezza dell'Impero Bizantino, ma di tutta la cultura europea. Ma l'impero d'Oriente era premuto da ogni lato da sempre nuovi popoli e Costantino IV, che aveva solo 26 anni al tempo della sua vittoria contro il califfato, si ritrovò dopo soli 2 anni ad affrontare un nuovo nemico. Lo vedremo nella prossima lezione. Per ora, grazie del vostro interesse, buona giornata e a presto!